Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Un talento smisurato che, grazie alla sua voce meravigliosa, è riuscita ad arrivare ai cuori di milioni di spettatori che amano e apprezzano particolarmente la sua musica. Stiamo parlando proprio di lei, Emma Marrone. Nel corso della sua carriera, partita dal programma Amici, ha dato vita a molti brani di successo come Dimentico Tutto, Calore, Arriverà, La mia città, Cercavo amore, Non è l'inferno e Occhi profondi. Purtroppo ha vissuto un momento di vita molto doloroso. Una voce fantastica, quella di Emma, che ha avuto la fortuna nel 2009 di far parte della Rosa di Amici condotto da Maria De Filippi, nel quale si è aggiudicata la vittoria. Durante la sua permanenza ha inciso alcuni singoli di successo, tra cui Davvero e Folle Paradiso, inseriti nella raccolta Sfida e Meravigliosa, che ha raggiunto la nona posizione della Top Singoli. Una performance da lasciar senza fiato fu al Festival di Sanremo 2010 in collaborazione con i Modà nel brano Arriverà, secondo posto dopo quello di Roberto Vecchioni. Grazie al suo meraviglioso talento, Emma si aggiudica vari premi e riconoscimenti, tra cui Wind Music Awards 2011, venendo premiata con il premio CD Platino per l'album A Me Piace Così e con il premio Digital Songs Platino. Nel 2019 ha affrontato una lunga battaglia che l'ha vista protagonista, purtroppo, di una brutta malattia che l'aveva colpita, il cancro. Con grande forza e determinazione, la ragazza è riuscita a superare questo terribile ostacolo. Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre, è stata dura. Ma è andata. Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze, ma credetemi, non vedo l'ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Tenete duro, io sono con voi. La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura. Piango di gioia finalmente. Vi voglio un mondo di bene. Di recente, si è lasciata andare ad una confessione circa il lutto che l'ha colpita, causando un grandissimo vuoto nel cuore e tanta sofferenza. La bellissima Emma Marrone ricorda suo padre scomparso dopo una malattia che affrontava da diversi mesi, che le ha causato un grandissimo dolore e tanta sofferenza. Ella ha confessato: prima rido e poi piango, ma è la verità. Non penso ci sia nulla di strano o indicibile, quando giravo papà era già malato ed ecco perché continuo a ringraziare tutte le persone che erano sul set. La cantante ha partecipato come protagonista nel film Il Ritorno, di Stefano Chiantini, storia di una donna che esce dal carcere dopo 10 anni di reclusione e trova padre e figlio che la considerano una sconosciuta. Durante il set, però, la vita l'ha messa a dura prova. Ha poi aggiunto: mi hanno aiutato quando dovevo staccare per stare al telefono con lui e gestire una situazione più grande di me. Ho portato avanti tutto il lavoro che potevo, altre persone con un'altra professione non avrebbero potuto farlo. Io mi sono potuta permettere il lusso di abbandonare tutto e di passare gli ultimi mesi con lui, fianco a fianco, fino alla fine. Ho avuto un grande papà. Grazie per aver guardato l'intero video.
metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.